La storia di Pato, il bulldog francese scomparso quasi 3 anni fa da Santa Firmina, si è conclusa con un bel e vissero tutti felici e contenti. Il cane è stato infatti ritrovato a Portici in provincia di Napoli ed adesso è tornato a casa. Pato era scomparso il 28 ottobre 2013. Lui è uscito da qui, dal giardino, col suo amico Asso, l'altro cagnolino Jack Russell, e si sono allontanati. Sono arrivati fino alla strada che poi porta la superstrada e una ragazza ci ha chiamato subito che aveva recuperato Asso, avevano tutte e due la medaglietta con il numero e l'abbiamo recuperato al momento. E Pato purtroppo è salito in una macchina sbagliata. I suoi proprietari da quel giorno lo avevano cercato in ogni modo. Si erano mobilitati con volantini, avevano noleggiato un'ape con una vela pubblicitaria e avevano addirittura offerto una lauta ricompensa a chi lo avesse ritrovato. Avevano anche creato una pagina Facebook dedicata alle ricerche "Aiutiamo Pato a tornare a casa". E finalmente, pochi giorni fa, dopo 2 anni e mezzo dalla scomparsa, la chiamata che i proprietari avevano atteso per tutto quel tempo. Pato era stato ritrovato a Napoli da un volontario mentre dormiva in un materasso. Stava andando a prendere un altro cagnolino che era stato segnalato e ha visto Pato, si è fermato, lui si è fatto subito avvicinare, l'ha messo in macchina, l'ha portato al rifugio e grazie al microchip sono risaliti subito a noi. Quando ho ricevuto la telefonata è stato veramente uno shock, perché cioè, dato che c'era già la conferma del microchip, avevano già proprio constatato che si trattava veramente di lui, è stato un momento incredibile. Io ho chiamato subito lei e mio fratello e 5 minuti dopo eravamo pronti per partire. Una storia che si è potuta concludere nel migliore dei modi solamente grazie al microchip impiantato sul cane come previsto dalla legge. È importante. Purtroppo la Regione Toscana ha fatto un passo indietro rispetto alle leggi nazionali, rispetto a tutte le altre regioni, perché la mancata iscrizione all'anagrafe canina non è più sanzionata. Quindi chi non iscrive il cane all'anagrafe canina ha 10 giorni di tempo per mettersi in regola e non paga nessuna sanzione. E questo sta creando dei disagi enormi.